saluto tutti tramite questa neve. È un'ondata di freddo eccezionale quella che ha investito l'Italia. Si deve dire che è una sorpresa, una vista piuttosto rara di questa città e in questa piazza. Oggi sono bastati 10 centimetri di neve per paralizzare quasi del tutto la capitale. Aeroporto di Fiumicino, lo scalo è stato chiuso subito questa mattina. Non c'erano mezzi in grado di spazzar via dalla pista il sottile strato di neve. E siamo tutti quanti proprio irrigiditi così dal freddo. Ma tutti quanti stanno dentro gli studi senza proprio gli altri. Perché non potete raggiungere l'Ostiense? Non ci stanno autobus, non ci stanno niente. Il comune non ha messo a disposizione niente. Stazione Termini, stessi disagi dell'aeroporto, moltiplicati per un numero maggiore di viaggiatori. In tutta la giornata sono partiti e arrivati solo il 10% dei treni. È mai possibile? 4 autobus, 4 catene, ma più di questo non si può andare avanti. Roma non è una città attrezzata a fronteggiare l'emergenza atmosferica. Il sale da spargere per le strade non c'è, sta arrivando dalla Toscana. È l'Italia? Sì, è l'Italia, punto interrogativo. Ecco, si vede che non tutti i romani hanno paura della neve. Eravamo ragazzini, quanti anni aveva Fico? Nell'85. Salve, buongiorno a tutti, 11 anni. 11 anni. Stava arrivando Maradona, era arrivato Maradona a Napoli. Stava? Era arrivato Maradona a Napoli. Questi sono gli eventi storici che si ricordano nelle nostre biografie, Fico. Senta, ripartiamo dall'attualità stretta. Allora, domani manifestazione dopo i fatti di Macerata. E lei ci andrà, ha pensato di andarci, pensa che il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere presente? Io sono qui a Napoli, anche per questo facciamo oggi il collegamento e stiamo facendo campagna elettorale sui territori. Io su Macerata sono stato chiarissimo, credo che quello che è successo a Macerata sia un atto terroristico effettuato per odio razziale e quindi è un atto che va contestato, deprecato ed è secondo me come se fosse un attentato stile ISIS. Stile ISIS, sì. Però infatti la domanda era, non era su Macerata ma era sulla manifestazione. Le manifestazioni vanno sempre, secondo me, c'è diritto a manifestare sempre, certo, basta, no, però che, lei basta, no... che, basta che è fatta da un punto di vista sempre pacifico, tutto qui. Certo, però la domanda era se il Movimento 5 Stelle dovrebbe andare, perché lei magari sta facendo campagna elettorale, però magari qualcuno del suo movimento potrebbe essere presente a Roma. È una domanda, se è giusto o no andare. Sì, no, dico, no, non lo so perché non ne abbiamo parlato della partecipazione alla manifestazione, ma il Movimento domani non parteciperà a una manifestazione. Allora, lei ha avuto una posizione appunto molto netta, molto forte, lei personalmente. Invece, però l'impressione è che la sua dichiarazione sia rimasta un po' isolata all'interno del movimento, che è stato un po' più cauto. Ne avete parlato con Di Maio? No, io le dico che subito dopo i fatti Luigi Di Maio ha detto che era terribile fare campagna elettorale magari su quegli eventi e che quindi bisognava andarci con i piedi di piombo rispetto alla speculazione che di solito i partiti fanno quando accadono degli avvenimenti così tragici. E io da questo punto di vista sono d'accordo. Dall'altro canto è chiaro che dopo qualche giorno bisogna intervenire e dire chiaramente, siamo intervenuti chiaramente per dire che questo è un attentato terroristico che non ha nessun tipo di giustificazione e che va condannato da ogni punto di vista. Senti, a Berlusconi da Fazio ha parlato dell'antifascismo come di un movimento pericoloso, è sembrato mettere un po' sullo stesso piano fascismo e antifascismo, lei cosa ne pensa? Che è assolutamente sbagliato perché il fascismo è illegale nel nostro paese, la costituzione del partito fascista è illegale, la nostra costituzione si fonda su principi democratici repubblicani proprio dopo l'uscita del paese dal fascismo. L'antifascismo praticato pacificamente è un valore che ci ha portato anche ad avere un paese democratico, quindi non può essere messo in alcun modo sullo stesso piano. Berlusconi dovrebbe più che altro pensare a non invitare le persone che ha invitato a casa negli ultimi 20 anni, tipo Mangano, che è un mafioso che si è tenuto in casa per un anno. Senta, si parla anche della possibilità di sciogliere i gruppi che si ispirano al fascismo, lei che ne pensa? Questa è un'altra discussione e che credo che a questo punto poi
entriamo troppo in un ambito fascismo-antifascismo, siamo nel 2018 e abbiamo tanti problemi da dover affrontare e tanti problemi da dover risolvere. Dobbiamo mettere in sicurezza le persone per noi tramite il reddito di cittadinanza, dobbiamo riuscire a creare un paese che sia dal punto di vista ambientale molto più forte, dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, dobbiamo far sì che ci sia davvero una sanità pubblica vicina ai cittadini, efficiente, una scuola pubblica reale che sia sempre aperta per i ragazzi. Dobbiamo riqualificare la figura dell'assistente sociale perché le nostre periferie e alcune periferie del centro soffrono tantissimo. Dobbiamo abbattere la dispersione scolastica, sono questi i temi su cui dobbiamo lavorare. Quindi una volta possiamo parlare del principio della Repubblica e della democrazia, non c'è ombra di dubbio, ma poi dobbiamo andare ritornare alla realtà. E le faccio vedere il manifesto della vostra candidata alla regione Lazio, Roberta Lombardi, ha destato insomma un po' di polemiche. Lei dice, lei dice più turismo meno migranti, scrive nel manifesto. Ovviamente lei mi dirà è una frase di buonsenso, ma in questo clima è proprio necessario sottolinearlo? No, io questo volantino non lo condivido. Perché non lo condivide? Non lo condivide perché secondo me è vero che devono esserci più turismo e più attività legate al turismo nei comuni stupendi che Lazio ha, ma la situazione dei migranti non è assolutamente paragonabile o non si può mettere insieme al turismo. E Di Maio la pensa come lei? Lo direte a Roberta Lombardi? Ma noi dibattiamo sempre nel movimento, non è questo. Poi Roberta già ha risposto e sta facendo secondo me una ottima campagna elettorale sul territorio ed è un'ottima candidata per portare il Movimento 5 Stelle al governo del Lazio. Noi dibattiamo sempre su tutte le tematiche, ora vi state focalizzando su questa ma ce ne sono tante e abbiamo sempre trovato una linea condivisa comune dove c'è dibattito, c'è democrazia e c'è anche l'azione poi legislativa di maggiore qualità. Fico, torno alla notizia d'apertura di tutti i giornali, le parole di Juncker che appunto temono una instabilità, un problema di governabilità in Italia. Lei che cosa pensa? Cioè, se ci dovesse essere, come qualcuno potrebbe paventare, un rischio spread di nuovo nel nostro paese, lei pensa che sarebbe giusto formare un governo a tutti i costi oppure se non si riesce ad arrivare alla maggioranza bisognerà tornare al voto? In realtà le parole di Juncker le ha già smentite questa mattina. Sì, eravate tutti d'accordo per una volta. Infatti i giornali sono stati scritti ieri, questa mattina Juncker ha già detto no, ma non volevo dire questo perché qualsiasi cosa poi accadrà in Italia andrà bene, ci sarà un governo e così via. Quindi detto questo, le parole di Juncker per me lasciano anche il tempo che trovano, è una persona, un politico che parla delle elezioni nazionali italiane. Ma detto questo, io non credo che bisogna fare un governo a tutti i costi e sicuramente il Movimento 5 Stelle non farà il governo a tutti i costi. Vedendo i programmi, c'è un programma di un altro partito che vedrebbe più simile, no? Tanto per capire con chi potreste in qualche modo fare un accordo di governo, che comunque ne parlate, no? Che dico ai cittadini italiani è questo: più riusciamo a far salire il movimento e più possiamo ottenere alcuni risultati. Un primo risultato è di andare al governo dove possiamo governare da soli con una maggioranza in Parlamento e applicare il programma del Movimento 5 Stelle. Oppure andare alti come parlamentari, averne un grande numero e di conseguenza non far fare l'inciucio al PD e a Forza Italia come hanno fatto nell'ultima legislatura che è nata e cresciuta su questo patto. E se loro non potranno fare nessun patto, allora entriamo molto più forte in gioco noi con il programma del Movimento 5 Stelle, lo mettiamo al centro del tavolo e diciamo ci sono dei punti fondamentali per il benessere del paese, della qualità della vita, vediamo chi si tira indietro. E il programma può essere anche ridiscusso e integrato con quello di altre forze politiche? Come avviene? I programmi sono anche valori e principi, e valori e principi non possono essere discussi, possono essere discussi delle modifiche ma non dei valori, la base dei valori e dei principi. Sì, dopodiché però se qualcuno deve appoggiare un vostro governo è il sale della democrazia, qualcosa dovrà pure dire, altrimenti perché un parlamentare di Forza Italia o del Partito Democratico dovrebbe dire sì, appoggio il governo dei 5 Stelle senza chiedere che una parte del programma di altri partiti va integri il vostro? Sì, questo è chiaro, però
In questo momento è uno scenario che dovremo vedere dopo il 4 marzo a secondo dei numeri che ci saranno. Chiarissimo. Il gioco, diciamo, la palla sarà in mano a Mattarella, che è arbitro ed è garante dei valori della Repubblica e della Costituzione italiana. Quindi poi sarà lui a iniziare il percorso. Ecco, su Mattarella si è pentito di non averlo votato? No, non mi sono pentito di non averlo votato, perché io credo che abbiamo un candidato straordinario alla Presidenza della Repubblica e quindi è andato bene il voto del Movimento 5 Stelle. Non c'è dubbio, e lo ripeto, che rispetto a Napolitano è un presidente secondo me molto migliore, perché Napolitano era un giocatore in campo, secondo me non aderiva solo alle funzioni di Presidente della Repubblica ma anche di giocatore in campo e quindi di persona politica che agisce sul Parlamento. E Mattarella da questo punto di vista è molto più lontana, però in alcuni casi avrebbe potuto avere una parola più forte su alcune leggi, tipo la fiducia sulla legge elettorale è uno scandalo che grida vendetta. Allora, come giudica le liste del suo partito? Il filtro di qualità del capo politico ha funzionato? Noi siamo stati gli unici in Italia a fare le parlamentari, il che significa che abbiamo dato la possibilità agli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle per comporre poi le liste che oggi sono le liste che andiamo a votare. Quindi democraticamente gli iscritti hanno deciso la composizione delle liste e quindi i futuri parlamentari, cosa che nessun altro movimento partito presente in Parlamento ha fatto. E secondo me le parlamentari sono andate molto bene e siamo riusciti a comporre delle ottime liste. Poi qualche problema c'è sempre, ma noi lo portiamo alla luce, diciamo qual è il problema e lo risolviamo. Non ci giriamo dall'altro lato come fanno i partiti politici. Le chiedo un parere sull'ultimo caso che è stamane sul Corriere della Sera. Raccontacelo, Sanio. Parla di Salvatore Cagliata, presidente del Potenza Calcio, indagato per riciclaggio al tempo dei suoi investimenti a Siena. Uno dei candidati scelti direttamente da Luigi Di Maio lo scorso 25 gennaio, guardiamo il ritratto che ne viene fatto in questa clip direttamente da Taccio. Questa matita la dobbiamo prendere, ma non la dobbiamo prendere delicata, la dobbiamo prendere incazzata e dobbiamo mettere un segno tosto, tosto, tosto. Prima di morire voglio andare in Serie B, quindi lo conosce questo striscione. Cioè, qua dobbiamo fare i gesti scaramandici, ma cioè, speriamo che ci vuole tempo, allora diciamo così, dai, che cioè, ci vuole. Per il Potenza un'azione per di percussione. Inavvicinabili a un certo punto. Abbiamo chiesto alla squadra di essere tosti, noi così dobbiamo essere. Bisogna essere tosti, tosti sempre, tosti sempre. Ecco, stamane la notizia appunto dell'indagine per riciclaggio, che farete in questo caso, Fico? È una notizia di, possiamo dire, di pochissimo fa, quindi stiamo valutando e stiamo cercando anche di comprendere un po' meglio l'indagine. Se non sarà compatibile col movimento, non sarà nel movimento. Molto semplice. Ecco, infatti il tema in realtà è più che altro politico, anche sul cosiddetto rimborsopoli. Le faccio una domanda, ovviamente 5 anni fa eravate, diciamo, la vera novità, no, del panorama politico, avete avuto anche magari meno modo di confrontarvi, ma in questi 5 anni, secondo lei, siete riusciti a costruire una classe dirigente adeguata? Perché poi i casi, cioè siete un partito che arriva, lo uso io, non lei, però sì, insomma, sì, prego. Ma non la voglio offendere, che arriva in Parlamento con già gente che non sarà più nelle vostre liste, insomma è un po' surreale. Non sarebbe stato necessario, diciamo così, un investimento maggiore sulla classe dirigente del Movimento 5 Stelle?
Ma l'investimento è stato fatto tanti anni fa perché moltissimi ragazzi, moltissime persone hanno iniziato un percorso all'interno dei meetup con un attivismo civico molto forte, hanno imparato a leggere i documenti del comune, sono persone che... E come comunque, si spiega tutti questi che comunque, casi? Che comunque hanno una professione, sono architetti, avvocati, operatori nel sociale, insegnanti, quindi già hanno una competenza di base e in più c'è la competenza sempre maggiore politica amministrativa sulle questioni. Siamo arrivati in Parlamento e secondo me abbiamo dato grandi segnali di autorevolezza, di rispettare ciò che abbiamo detto in campagna elettorale, e grazie a noi sono stati risparmiati milioni e milioni di euro anche all'interno della Camera dei Deputati, perché abbiamo scoperto la grande truffa degli affitti d'oro. Vi ricordate gli affitti d'oro? L'abbiamo scoperta noi e l'abbiamo risolta noi. Le cose che i competenti politici che stanno da 40 anni non avevano risolto perché erano totalmente immischiati nella vicenda. Però i casi... Però questi sono fatti. Poi siamo esseri umani, si può sbagliare, però noi riusciamo sempre ad andare avanti perché riusciamo a comprendere gli quindi sbagli non c'è nulla e risolverli. Quindi nel filtro, nel fatto che voi potreste arrivare con dei parlamentari... No, possiamo non è un migliorare, problema, non c'è lei. Dubbio, però ciò che le voglio trasferire a tutti i teleascoltatori è che noi possiamo sbagliare e sbagliamo in buona fede e risolviamo il problema. Nel momento in cui tu candidi Luigi Cesaro in Forza Italia, l'hai fatto con dolo, perché in provincia di Napoli, le dico... Perché Luigi Cesaro ha i due fratelli arrestati, è stato l'autista di Cutolo, quindi capiamo che tipo di persone candidano in Parlamento, tipo dei clan che vanno a proteggersi nel Parlamento italiano. Allora lì è fatto con dolo, a volte sbagliamo noi e risolviamo, ma è fatto con onestà intellettuale ed è una cosa molto diversa, dovrebbero imparare da noi i partiti politici. Senta Fico, lista dei ministri, noi leggiamo sui giornali tante cattiverie di tante persone che avrebbero detto di no, ce lo fa un nome? Chiaramente no, la lista dei ministri no? La conoscerete quando, qualcuno che le piacerebbe. Quando verrà presentata, non vi posso anticipare niente, davvero. Che brutta cosa. Capisco. Senta, la curiosità, va bene, allora dai, scoop, però le dico una cosa. Allora, Carlo Cottarelli, che voi spesso evocate nel vostro calcolo sull'osservatorio, calcolando e facendo i conti sul vostro programma nel suo osservatorio Conti Pubblici della Cattolica, dice che il vostro programma comporterebbe spese per 103 miliardi di euro. Perotti su Repubblica parla di 108 miliardi, insomma costa tanto. Contemporaneamente volete ridurre il rapporto debito pubblico-PIL di 40 punti percentuali in 10 anni, dice sempre Cottarelli, servirebbe un PIL del 6,7%. Insomma, non state gettando un po' troppo il cuore oltre l'ostacolo? Come le trovate tutte queste coperture? Intanto proprio a Cottarelli abbiamo risposto a mezzo blog e abbiamo identificato tutto il programma del Movimento 5 Stelle, le coperture, i piani che sono non piani che si risolvono in un giorno ma che si risolvono in molto tempo. E per dirle una, il reddito di cittadinanza che costa 17 miliardi di euro, di cui 2 miliardi di euro va alla ristrutturazione per i centri dell'impiego, è stato certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato con tutte le coperture, quindi noi siamo sicuri di ciò che diciamo. E poi è chiaro che speriamo che il Paese abbia una crescita giusta, adeguata e sostenibile maggiore, e che si facciano le scelte giuste negli investimenti pubblici, perché fino ad oggi il grande problema però per fare gli investimenti i soldi dovete avere i soldi per farli io le faccio un esempio. Noi abbiamo speso in Campania per la bonifica di Bagnoli, che è iniziata nel 1996, circa 350 milioni di euro. La bonifica oggi, se lei si affaccia a Bagnoli nel 2018, non è stata fatta, ma anzi è stata peggiorata la situazione, come dicono le carte del Tribunale. Quindi adesso dobbiamo fare di nuovo la bonifica, dobbiamo metterci altri soldi e quindi non possiamo avere già la ricchezza che Bagnoli avrebbe creato in tutta Napoli e in tutto il paese. Ed è questo che noi dobbiamo evitare, far sì che i finanziamenti pubblici, quando vanno su progetti, creano ricchezza e reddito distribuito e sviluppo vero. Solo un'ultima domanda sul lavoro, c'è nel vostro programma una riforma dei centri con l'impiego, come pensate di spingere le aziende a contrattualizzare i dipendenti a tempo indeterminato, perché poi quello è il tema, no? Anche da quello che leggiamo dalle statistiche. Il primo punto, va abolito assolutamente lo scellerato Jobs Act e di conseguenza poi noi dobbiamo creare un tessuto sano
e efficiente per le imprese, il che significa anche l'abolizione graduale dell'odiata IRAP, che è una tassa assolutamente ingiusta. Dobbiamo appunto riuscire a fare andare a buon fine gli investimenti pubblici per creare quelle infrastrutture anche nel sud Italia di cui le aziende hanno tanto bisogno. Dobbiamo parlare di aziende 4.0, di industria ecosostenibile, dobbiamo investire nelle energie rinnovabili. Noi abbiamo un programma energetico nazionale molto molto importante che sviluppa migliaia e migliaia di posti di lavoro, molto più dei finanziamenti che vanno verso le energie e le fonti fossili. Quindi noi dobbiamo riuscire a prendere le sfide del futuro, gestirle e non subirle, e questo è il modo in cui noi possiamo fare arricchire il paese e soprattutto far dare dignità agli ultimi del paese, perché sono coloro che vanno messi in sicurezza per poter farli fare un percorso di vita che sia sui quali anche noi dignitoso. Di Agora poniamo sempre il nostro sguardo, perché pensiamo sia il primo dovere del servizio pubblico. Complimenti anche a tutti a tutte i volontari, le associazioni, certo, e i comuni che si occupano dei senza tetto, che sono la bella Italia che ci piace spesso raccontare. Non grazie di essere stati con noi. Vera che conosco, vera ci vediamo.